Un uomo saggio un giorno disse: "Ma chi me lo fa fa di guardare sto scempio? Chi me lo fa fa?" Chi era quell'uomo saggio? Io. Quando? Adesso. Bentornati ragazzi. Sono Giovanni e oggi sono qui, purtroppo, perché non vorrei essere qui, per vedere l'Italia. L'unica ragione per cui sono qui, l'unica vera ragione per cui sono qui, nonostante non vorrei essere qui, ha un nome e un cognome e gioca in attacco. Ciro Immobile. Forza Lazio, sempre e per sempre. No, la formazione mi convince, sono molto curioso di, a parte gli scherzi, sono molto curioso di vedere Immobile insieme a Zaza in un attacco a due. Secondo me l'Italia dovrebbe giocare con l'attacco a due. Sì, ma cioè, così non andiamo da nessuna parte. Cioè, levi Bernardeschi e metti Chiesa, ti fa le stesse cose di Bernardeschi. Qualcosa non va. No, Lazzari, no. Vabbè, cazzo, cioè, ma che cosa sta succedendo? Cioè, non capisco. Gli ritorna la palla subito a Mario Rui. Cioè, sembra che c'ha un magnete. Poi chi è che se la sta buttando dentro da solo? Mamma mia, malissimo, malissimo. Questa nazionale è veramente male. Veramente male. Mamma mia ragazzi, arriviamo sempre in ritardo sulle seconde palle. Sempre in ritardo. Guarda Carvaglio, ci stava segnando Carvaglio un'altra volta. No, non stiamo faticando sugli esterni, arriviamo sempre in ritardo sulle seconde palle, non è possibile. Non ne azzecchiamo uno poi di contrasto. Non ne azzecchiamo uno. Arriva sempre a loro, torna sempre a loro la palla. C'è Mario Rui che ce l'ha incollata ai piedi la palla, com'è possibile? Più decisi bisogna essere. Crossa bene. Oddio santo. Bene, bene, bene. Stiamo giocando meglio rispetto a alla partita contro la Polonia. Stiamo giocando nettamente meglio, soltanto che lì dietro soffriamo di più. Soffriamo di più. Bravo Criscito, così si fa. Cattivo, devi menare, devi. Sì, vai. Buonaventura non è Luis Alberto, Ciro. No, Luis Alberto con l'inserimento l'avrebbe visto. Purtroppo Buonaventura non è Luis Alberto. Bravo Criscito, bravo Criscito, bravo Criscito, bravo Criscito. Un terzino che sa difendere e sa attaccare, finalmente, finalmente, e sa crossare soprattutto, sa crossare soprattutto. Comunque ragazzi, pareri personali alla fine di questo primo tempo. Sono soddisfatto, sono soddisfatto. Stiamo soffrendo di più l'indifesa. Però se soffrire di più vuol dire attaccare di più è meglio, allora io sono soddisfatto così. Sono soddisfatto così. Sinceramente, cioè, preferisco di gran lunga questa tipologia di partite che quella contro, quella contro la Polonia. Noia totale. Il modulo mi convince. Il modulo mi convince perché Zaza e Immobile hanno più spazio. Lì davanti hanno più spazio, mentre invece se giochi con un 4-3-3 sposti il gioco sulle fasce e giocatori come Bernardeschi e Insigne ti fanno sempre la stessa cosa, ti rientrano sul loro piede e crossano in mezzo. E quindi meglio questo 4-4-2. Zaza e Immobile si stanno trovando bene, si stanno trovando. E Lazio e Criscito proprio un altro livello rispetto a,
rispetto a Zappacosta e Biraghi, sinceramente. Vediamo questo, vediamo il secondo tempo. Sono molto curioso di sapere chi ha fatto quel buco lì, lì a destra. Sono molto curioso. Spero di non vedere la faccia di Cristante tra quel mucchio che ha perso palla. André Silva ce l'ha pizzato al culo. A noi italiani che non gli abbiamo dato neanche un'occasione. Caldara e Cristante. Bene, bene, grandi, grandi, Caldara e Cristante, sempre sul pezzo. Fanno errori da quando è iniziata la partita. Che disastro di nazionale. Mazza, che parata. Bravo Donnarumma, bravo. Bravo Donnarumma. A te, Gigio, a te non te la devono buttare addosso. Se te la tirano addosso, è 50% è gol. Invece queste parate qui le sai fare. Queste parate di riflesso, no? Dove si deve allungare, le sa fare. Invece quando gliela tirano addosso, se la perde sempre. Io non capisco, oddio. Berardi, non inciampare. Tira. No, ragazzi miei, veramente. Cioè, mi cadono le braccia quando guardo queste cose. Giocate a calcio ogni giorno. Che cos'è quel tiro lì? Ma Zazza è l'unico che ci sta mettendo un minimo di impegno. Oddio, anche Bonaventura, però l'unico che sta giocando con cattiveria, con determinazione, con convinzione, è Zazza. È Zazza. Belotti. Ma sì. Siamo messi malissimo. Malissimo. Davvero male. Molto, molto male. Allora, la risposta è semplicissima. Siamo scarsi, siamo scarsi, e questa è l'unica ragione. Non ci vuole tanto per capirlo. Non abbiamo un top player, ragazzi. Non abbiamo un top player, malissimo, malissimo. Non abbiamo un giocatore che ti possa sistemare la partita. Non abbiamo un top player. Male, va malissimo, va malissimo. Io sono contento che è finito questo parto. Adesso ricomincia la Serie A. Che bello! Preferisco di lungo vedere la Lazio perdere che vedere una partita di quest'Italia. Davvero, davvero, ragazzi. Male, male, male. Male, male, male. Chiesa, quando è entrato contro la Polonia, sembrava un fenomeno. Tutti voi avete detto che era un fenomeno. Ma ragazzi, Chiesa è un giocatore normalissimo. È un giocatore normalissimo. A noi ci manca il top player, ci manca. Ci manca il top player, ci manca il giocatore che ti può cambiare la partita. Cristo santo. Iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao.